Noi ci troviamo fuori Porta Sarno, chi usciva dalla porta si trovava davanti questa tomba particolare per una serie di aspetti. Uno, l'iscrizione. Vediamo qua un'epigrafe che ricorda un po' le tappe della vita di questo personaggio, il nome Marcus Venerius Secundio, liberto della colonia, quindi era un servo pubblico, uno schiavo pubblico della città, Editus Veneris, quindi custode del tempio di Venere, Augustalis et Minister Eorum, quindi faceva poi parte, dopo la liberazione del collegio degli Augustali, che si occupavano del culto degli imperatori. E poi la cosa davvero eccezionale, interessante, hic solus, lui da solo, ludos grecos et latinos quadriduo dedit, quindi lui da solo organizzava questi spettacoli in greco e in latino. È la prima testimonianza certa di spettacoli, di esibizioni in lingua greca a Pompei.